All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Per la prima volta lui che racconta se stesso, e questo non, nelle sue canzoni non trapela quasi mai. Questa è l'essenza di un libro davvero prezioso che raccoglie scritti inediti di Fabrizio De André, titolo Sotto le ciglia chissà, edito da Mondadori. Il volume è stato curato con grande passione dalla Fondazione De André e da Dori Ghezzi, che lo racconta così. Ti fa capire Fabrizio com'era divertente, com'era fragile nella sua intimità, se vogliamo, e com'era anche severo con se stesso, di non essere un fabbricante di sogni, ma di avere il virus della verità, ecco. Questo lui ammette. Gli occhi dischiuse il vecchio giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva ho sete o fame. Uno dei pensieri più belli contenuti in questo libro di De André recita: vorrei diventare l'uomo che l'artista non ha mai lasciato crescere. E viene fuori nella totalità del suo essere, della sua personalità, e della sua umanità, del suo sentimento. E Fabrizio. Il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore.